Prova. Prova il microfono. Buonasera a tutti, siamo in diretta dall'area Caneva a Casa Roller per la partita del campionato di hockey su pista categoria 2. In pista vediamo l'Azzurra Hockey Novara contro il Diadema Hockey Roller Bassano. Scusate, qualche problema tecnico. Ecco, il Diadema arriva da un 3-2 a Breganze, sofferto perché una perdita che non ci voleva, mentre l'Azzurra Novara arriva da una vittoria contro il Montecchio Precalcino, quindi carichi e vogliono i tre punti qua a Bassano. Andiamo con le formazioni. Per l'Azzurra Novara, numero 12 Bernardelli Tommaso, numero 3 Brusa Matteo, numero 33 Mastrapasqua Vincenzo, numero 9 Gallotta Davide, numero 8 Ortis Oiola, Federico Miguel, numero 21 Mele Riccardo, numero 96 Maniero Giorgio, numero 6 Stefani Andrea, numero 4 Fortina Simone, numero 1 Trombetta Iole. L'allenatore il signor Paolo Campanati. Per i roller, col numero 74 Dalla Valle Matteo, numero 5 Antoniazzi Mattia, numero 8 Seraiotto Mattia, numero 33 Zen Pietro, numero 3 Pelva Edoardo, numero 4 Totene Mattia, numero 77 Reniero Jacopo, numero 24 Refosco Alessandro, numero 72 Rigon Nicola, numero 18 Cecchetto Leonardo. Allenatore mister Luis Nunes. Arbitra l'incontro il signor Vischio Giacomo, al banco il signor Chiminello Damiano. Vediamo le squadre agli ultimi consigli, quasi tutto pronto. Vediamo nel Diadema. I primi 5 ad entrare in campo sono Dalla Valle, Pelva, Zen, Totene e Rigon. Per l'Azzurra Novara abbiamo Bernardelli, Brusa, Gallotta, Ortis e Maniero. Tutto pronto, Bernardelli, Dalla Valle, signor Vischio. Si parte. Vediamo, Maniero preferisce aspettare. Un giro palla che... Prova, preferisce mantenere la palla. Si stanno studiando. Recupera Zen, si riparte, Totene. L'Azzurra recupera. Ortis perde palla, Capitan Pelva. Va il tiro, Bernardelli c'è. Brusa. Cade, Pelva. Contro Ortis, grandissimo Bernardelli, Brusa recupera, porta sui suoi, affiancato da due, ma Totten interviene, riparte Rigon. Rigon prova, dietro porta per Zen, seguito da Brusa. Ancora Totten tiene il possesso, non vuole rischiare. Gallotta su Ortis, va il tiro, Dalla Valle c'è, recupera Totene, Gallotta,
Zain recupera la palla, Bernardelli, e si riparte. Ortiz va per il capitano Brusa. E siamo a 2 minuti di gioco. Ancora Ortiz, Brusa. Prova, cerca la deviazione. Totene va per Capitan Pelva, si riparte. Rigaud, va al tiro. Totene prova il tiro debole, non impensierisce il portiere del Novara. Maniero va via a due, bravissimo Maniero, che per Gallotta recupera Rigaud. Però uno contro uno, Brusa per Ortiz, 3 contro 2, preferisce il tiro, recupera Totene, si riparte, preferisce andare dentro e Bernardelli dice no. Si riparte dal fondo, palla a due, vediamo Brusa, aspetta l'avversario, Totten in questo caso, e via Gallotta, Maniero, Ortiz va al tiro. Maniero tiene, preferisce aspettare. Si riparte, contropiede, Rigaud, e prova, ma arriva lungo. Bravo Bernardelli a rimanere in posizione e portare fuori. L'arbitro dice pallina, ripartono 3 contro 2. Gallotta per Ortiz che dalla valle blocca. Palla a 2, Ortiz e Capitan Pelva all'angolo. Si parte, Gallotta recupera, fallo di squadra. Commesso dal Diadema, si chiama il fischio. Palla per Gallotta, chiuso Ortiz, Totene recupera Rigaud. Gallotta riesce a bloccare l'azione, ma si recupera con Rigaud. Bravissimo Ortiz, prova ad andare in contropiede, 2 contro 2, dalla valle chiude, benissimo, riparte il Diadema. Rischia Rigaud perdendo palla, Ortiz blocca l'azione, si riparte con Gallotta. E fallo di squadra. Ancora vediamo, cercano di giocare a quadro, ma ancora Ortiz dice no a Rigaud per la seconda volta in pochi minuti. Siamo a quasi 5 minuti di gioco, la partita è ancora sullo 0-0, un fallo ciascuno. Bernardelli, 2 volte Bernardelli, Zain, ancora fallo di squadra commesso dal Novara. Si riparte, palla in favore del Diadema, Occhirol Bassano. Siamo a 5 minuti esatti di gioco. Capitan Pelva cerca spazio, non riesce, preferisce ripartire Rigaud. Si chiude bene l'azzurra. Maniero riesce a deviare palla e sul lancio di Capitan Brusa viene deviato a Totene all'angolo. Riparte l'azzurra con Maniero, Ortiz e Capitan Pelva recupera,
prova il tiro ancora Zen, prova ad andare dentro Zen, bloccato da Ortis, ancora Ortis, va il tiro, si parte con un fallo da fondo in favore del Occhi di Adema. Capitan Pelva su Rigò. Aspettiamo Ortis che sistemi la ginocchiera. Capitan Pelva riparte da in fondo. Rigò al tiro, palla alta e fuori in favore dell'Azzurra che riparte dal fondo. Brusa per Gallotta, no scusate Maniero, Ortiz non riesce a prendere il volo per Totene che va in contropiede, Bernardelli dice ancora Capitan Pelva, uno contro uno, non riesce. Ancora Zen, Rigon, si chiude bene il Novara, non lascia spazi. Prova Capitan, ma palla sul fondo. Vediamo l'azione di prima. Tutto pronto. Si riparte. Eccolo. Palla palla sull'angolo in favore dell'Azzurro Hockey Novara, parte Brusa, cerca di girare per Maniero che metta in mezzo, si riparte con un contropiede, due contro due, Gallotta per Maniero che taglia bellissimo, palla fuori di poco, riparte un contropiede, una partita un po' lenta, probabilmente c'è ancora dello studio fra le squadre, vediamo il numero 8 Mattia Serraiotto che si prepara il cambio. Secondo me Mr. Lewis andrà a sostituire Zen. Prova un'inserzione ma non va, si riparte, riesce a recuperare palla, per un pelo palla fuori. Ancora palla al Diadema, nel frattempo c'è stato il cambio, Luis ha sostituito Totene Mattia, anziché però un netto rigore, ma l'arbitro dice pallina. Il giocatore numero 8 Mattia Serraiotto chiedeva il rigore. Si riparte da in fondo. La pallina mi sembra era in favore del Diadema, no, dell'Azzurra. 16 minuti
ancora alla fine del primo tempo, partita molto pulita ancora. Siamo un fallo commesso da Roller e due dall'Azzurra. Brusa, Ortis, Maniero. Ancora Brusa, Maniero, Ortis, prova il tiro, Mele, è entrato su al posto di Gallotta. Vediamo, Mister Luis chiede un time out. Vediamo, sempre chiudersi bene, chiude molto bene l'Azzurra, ha una difesa difficile da superare. Vediamo Zen, prova ad andare dentro, Zen! Bravissimo Bernardelli con la gamba a chiudere e non lasciare spazio al passaggio. Di Zen, ancora Serraiotto recupera. Ok, si riparte. Time out. Siamo a 10 minuti ormai di gioco. Time out chiesto da Mister Nunes. Due i falli commessi dall'Azzurra Novara e un fallo commesso da Roller. Partita ancora a ritmi bassi, non c'è ancora la cattiveria sportiva agonistica, si stanno ancora studiando le squadre, soprattutto a Roller il pareggio in questo momento non servirebbe, servirebbero i tre punti. Vediamo se Mister Luis riesce con le sue indicazioni a dare una svolta a questo primo tempo. Si riparte dal fondo, palla in favore del Roller, ricordiamo. Siamo a 10 minuti di gioco, ancora 15 minuti a giocare, 0-0 il risultato. Rigone Pelva sulla pallina, Serraiotto prova a cercarsi spazio, ma Mele dice no, si preferisce ripartire, mantenere il gioco, mantenere il possesso è importante. Ancora Serraiotto, prova ad andare dentro, prova e Brusa recupera, riparte al fondo Ortis, taglia bellissimo per Maniero, palla fuori, recupera Zen, altro cambio in favore del Zen, prova ad andare dentro, viene intercettato benissimo da Brusa. Ortis, Maniero, prova il tiro debole, ancora Maniero, va a carica ed è gol. Vediamo il replay di questo gol. Maniero recupera palla, va al tiro e probabilmente la palla non era in traiettoria, il portiere non l'ha vista e gli è sfuggita. Si riparte 1-0 al minuto 14 e fallo. E sono tre i falli commessi da l'Azzurra Novara, in questo caso è Ortis, sì, se non sbaglio il numero 8, Ortis, su Rigon.
Nel frattempo è entrato Refosco al posto di Mattia Totene. Brusa recupera palla, Refosco su di lui per Maniero, al tu per tu con Zen. Dalla Valle dice no, ancora Mele, bravissimo, Dalla Valle a dire no, si riparte contropiede, ancora Mele recupera, bravissimo Brusa. Maniero prova ad andare dentro e colpisce per sbaglio il compagno, non riesco a vedere chi è. Lo colpisce in testa. Niente, tutto a posto, era Ortiz. Preferisce essere sostituito. Entra il numero 4. Fortina Simone. E nel frattempo è uscito Rigon Matteo. Ed è entrato nuovamente Totone Mattia col numero 4. Refosco e Bernardelli chiude benissimo. Bravo questo ragazzo. Brusa. Fortina viene pressato da Totene. Palo, palo. Palo del roller. Recupera. 2 contro 2. 3 contro 2. Seraiotto va sul portiere. Ancora Seraiotto per Capitan Pelva. Totene il tiro, Bernardelli chiude benissimo. Ancora tre contro due e bravissimo a dire no, riparte contropiede Refosco contro Brusa, prova ad andare dentro, giro porta Seraiotto. Totene alza un po' il ritmo, prova palla a lato. Time out richiesto dall'Azzurra. Vediamo uscire Capitan Pelva nelle file del roller, entrare Rigo Nicola. E mentre rimane invariati i giocatori in campo per l'Azzurra Novara. Siamo ancora a 12 minuti da giocare, 3 falli commessi dall'Azzurra e un fallo commesso da roller. Una partita ancora che deve maturare, siamo ancora in fase studio, nonostante l'1-0 per il Novara. Il roller non sta spingendo. Vedo nel frattempo Ortiz medicato con una benda, probabilmente un ematoma causato dalla pallina, dal colpo ricevuto prima. Si riparte, palla Brusa, Maniero mantiene il possesso, Brusa ancora scarica, preferisce non perdere palla, Fortina, Maniero, ancora Maniero, bravissimo Mele, ma non riesce a finire l'azione per un pelo. Si riparte, palla a lato in favore del roller. Totene sulla palla,
aspetta i compagni, chiude bene il Novara, non lascia spazio. Bellissimo il tiro, ma di poco a lato. Ancora Totene. Fortina, Fortina, Fortina. Palla di nuovo a lato. Brusa recupera, prova a imbastire il gioco. Refosco, Mele. Uno contro uno. Usufruisce della porta come scudo, ma da Arigon. Totene. Totene indietro, porta, aspetta il compagno, bravissimo Bernardelli a bloccare il passaggio. Rigon riparte, Serraiotto. Sbagliato il passaggio, Mele prova ad andare via, non riesce, non riesce, ma recupera palla, la mantiene, bravissimo, ma 3 contro 1. Bella l'idea di Refosco di fintare il tiro, ma preferisce ripartire Rigon. Totene, Rigon, ancora Serraiotto, Fortina su di lui, vediamo i cambi pronti. Refosco, Rigon, prova ad andare via, prova ad andare via. E questa volta va al tiro libero. Vediamo Rigon. Direi che ci sta il fallo. Si incaricherà del tiro libero il numero 33. Zen Pietro contro Bernardelli Tommaso numero 12. Siamo, ci sono ancora 9 minuti a giocare. Zen Bernardelli, bravissimo Zen, bravissimo Zen. Con la sua calma finta il tiro, con tutta la sua calma frega Bernardelli. Si riparte dall'1-1, 9 minuti da giocare. Ortis va al tiro, palla fuori. Palla a lato, si riparte l'arbitro Vischio alla prima partita in A2, arbitro di Tiene. Ortis, Maniero, Brusa, gioco a 3 dietro, giusto, l'arbitro chiama i 5 secondi, palla roller, parte Totene per Refosco, Zen, mister Nunes chiede velocità, chiede più ritmo, in questo momento siamo sul 1-1, tiro bene, Maniero non riesce a ripartire, contropiede, Brusa, va il tiro, palla fuori di poco, si riparte, ancora Ortis sulla palla, Fortina, Brusa, anche Novara alza il ritmo e Maniero sbaglia purtroppo, palla alta, bellissima l'idea di Fortina. Portiere dalla Valle chiede un attimo per problemi tecnici, sistemare i gambali. Tutto pronto, si riparte. Rigon dal fondo,
Totene va via, prova in mezzo, bellissimo, bellissimo Zay, bellissimo Zay, chapeau, bellissima questa azione. Parte di nuovo Maniero, vediamo un giocatore a terra, 24 Refosco, vediamo se il replay ci aiuta, vediamo Refosco, non si capisce cosa è successo, purtroppo la non era nella quadratura della camera. Mister chiede se ha bisogno del cambio, vediamo cosa dice Refosco. No, dice no, preferisce continuare. Vuol dire che non nulla di serio. 8 minuti ancora da giocare. Due a uno in favore dei padroni in casa. Rigò, Maniero. E l'arbitro non dà fallo di squadra, ma dà palla in favore dell'Azzurra per gioco da terra. Rigò ha fatto il passaggio toccando terra. Ortis, Maniero, prova, Zay recupera, ancora Zay. Rigò, ancora Rigò, Capitan Pelva, bravissimo, ancora Zen, pressato da Brusa, viene fuori Zen. Totene va il tiro, bruttissimo tiro, rischiosissimo, e il Novara pareggia con gol di Brusa, ci ha creduto. Bravissimo Brusa a crederci e a insaccare. Si riparte 2-2, 7 minuti a giocare per la fine del primo tempo, pallina in favore del roller che viene portata via da Ortis, va il tiro, palla fuori in favore del Novara, cambio palla, causa errore, ah no, fa ripetere l'arbitro. Via, Maniero, Ortiz, passa a Brusa, Ortiz bravissimo a mantenere il possesso, Tampelva su di lui, Maniero, Mazzen dice no, ripartiamo. Zen, Ortis, bravissimo Zen, ancora Zen, va il tiro, palla fuori, si riparte dal fondo, time out richiesto da mister Nunes, 6 minuti e 13 secondi da giocare, sempre 2-2 risultato, 3 i falli commessi all'Azzurra Novara, un fallo commesso dal Hockey Roller Bassano. Vediamo nel frattempo i risultati degli altri campi. Il Forte dei Marmi sta vincendo 4-2 contro il Lodi.
1-1 Grosseto Breganze. Il Sandrigo perde col Montebello in casa 1-0. Nel campionato di A2 vediamo il tiene 1-1 col Modena, Montecchio Precalcino 2-0 su Sandrigo e il, come già sappiamo, 2-2 tra l'Azzurra Novara e il Hockey Roller Bassano. Si riparte dal fondo, Ortis per Maniero, va il tiro da metà campo, deviata, uno contro uno, Ortis preferisce dare al compagno. Totene va all'uno contro uno, bravissimo Totene, non riesce, Brusa recupera, prova, lancia Ortis, ancora bloccato da Totene. Rigon solo contro due, preferisce mantenere il possesso di palla, Ortis, grande Capitan Pelva, tiene la palla, Rigon, Maniero accompagna Rigon ancora, Zen due su di lui, Rigon, Maniero su di lui, Totene, abbiamo visto Stefani su di lui, chiude benissimo gli spazi Novara, non permette a Roller di fare il suo gioco, ottima difesa, ancora Stefani su Zen, prova ad andare via, palla alta e si riparte, no, è stata deviata, dice l'arbitro, riparte il diadema dall'angolo. Altro cambio, esce Zen, entra Serraiotto, siamo 5 minuti ancora da giocare, prova e fischia ai 45 secondi, contropiede Stefani, chiude subito il Roller, Brusa, palla Ortis, Stefani, Capitan Brusa, Rigon su di lui, va su Ortis, va il tiro, palla fuori, si ripartirà dall'angolo con la pallina in favore del Novara. Ortis preferisce dar dietro, Capitan Stefani, Capitan Brusa, scusate, bravissimo Rigon, recuperare, prova, giro porta, aspetti i compagni, bellissima l'azione, Totene tira ma Bernardelli dice no, ancora recupera Serraiotto, Totene, Ortis intercetta, Capitan Pelva non perde, pallina da Totene, Serraiotto, Rigon, 4 minuti da giocare, cerca lo scambio Totene per Capitan Pelva, bravissimi ragazzi Novara a non permettere al diadema di entrare, Ortis su Serraiotto, ne esce vincitore, bravissimo questo giocatore, porta pallina, prova ad andare da solo, prova ad entrare e Dalla Valle dice no, si riparte, Totene, Capitan Pelva, bloccato da Brusa, due su di lui, Stefani, fischia pallina in favore del Novara, riparte con Stefani su Capitan Brusa, siamo sempre sul 2-2, si è un po' animata questa partita, sono alzati i ritmi, Stefani prova ad andare via, bravissimo su Ortis, va il tiro ma Rigon non permette il tiro, riparte, 3 minuti e 13 secondi di gioco ancora. Serraiotto, Totene, ancora Totene, cercano l'occasione giusta ma è difficile superare questa difesa, sempre ben chiusi, prova ad andare dentro e Maniero blocca palla, Totene, bravissimo Totene! E bravissimo! Ci ha creduto Totene e l'ha portato a casa questo 3-2. Bravissimo Mattia Totene, ci ha creduto fino alla fine. Bernardelli laggiù e dietro porta
è passata. Complimenti a Mattia Totene. 2 minuti e 34 secondi ancora a giocare, primo tempo 3-2 in favore del Diadema Hockey Roller Bassano. E palla alta. Si riparte in fondo con Rigon. 1 minuto e 54. Importante uscire dal primo tempo in vantaggio. Stefani riesce a mantenere il possesso. Bravissimo Stefani. Prova ad andare dentro. Brusa. Ma recupera Seraiotto, 2 contro 2 da Capitan Pelva, 3 contro 2, Capitan Pelva da Rigo che viene messo giù, ma l'arbitro dice no, ma mantiene il possesso Seraiotto. Ancora il Diadema in possesso di palla, recupera Rigo, da su Totene. Ancora Totene per Seraiotto, ma bravissimo Stefani, in velocità recupera pallina. Va Stefani, giro porta, cerca un compagno, chiede fallo, l'arbitro dice su Rigon Seraiotto. 3 contro 2, bravissimo. Palla 2, blocca Bernardelli. 55 secondi di gioco, 3-2 il risultato. Si parte Capitan Pelva, tiene la palla Seraiotto, importante mantenere la palla questi 50 secondi. Rigon cerca il possesso, prova ad andare via, taglia, bravissimo Ortis a deviare la pallina. Capitan Pelva va su Mattia Totene che viene messo giù, fallo ingenuo da parte di Ortis, che va a 4 il Novara con questo fallo. 30 secondi ancora di gioco. Mattia Totene per Seraiotto. Seraiotto prova ad andare dentro, non riesce a dar pallina. Seraiotto 1 contro 1. Nulla di fatto, riparte Ortis. Va il tiro, palla a lato, 11 secondi ancora. Maniero butta, recupera Mattia Totene, ultima azione, 3 contro 2, va il tiro, palo esterno e di nuovo bravissimo il portiere Bernardelli a dire di no col casco. Vediamo il replay di questi ultimi 10 secondi e finisce così il primo tempo 3-2 in favore del Diadema. Vediamo Bernardelli che si recupera dopo il palo, si alza e divia il tiro di Capitan Pelva con la faccia e ci vediamo tra 8 minuti e buon intervallo a tutti.
E quasi tutto pronto, si ritorna per il secondo tempo qui in casa Roller tra l'Hockey Roller Bassano e l'Azzurra Novara. Ricordiamo il risultato: 3-2 in favore dei padroni di casa, 4 i falli commessi dall'Azzurra e un fallo commesso da Roller. Vediamo nel frattempo gli altri campi. Il Grosseto continua il suo pareggio 1-1 a Breganze, 5-2 Forte di Marmi Lodi, 1-0 il Montebello contro il Sandrigo a Sandrigo, 1-1 in A2 tra Tiene e Modena, 2-0 tra Monteghio Precalcino, anzi 3-0 scusate, tra Monteghio Precalcino e Sandrigo, e si riparte nel campo dell'area Caneva Casa Roller, via tra Diadema che colpo sesto di palla Capitan Pelva, si riparte Seraiotto, Totene, ruba palla Brusa, vediamo giù e da rigore, vediamo il rigore. Ecco, vediamo Mattia Totene si incarica del rigore, Bernardelli, Mattia Totene, tutto pronto dopo 30 secondi, rigore in favore del Diadema, tiro, palla lato, recupera palla Mattia, bellissimo, bravissimo Mattia Totene, vediamo il rigore a lato, recupera palla e Bernardelli si aspettava un gancio ma Mattia riesce a metterlo nell'angolo destro, si riparte subito l'Azzurra al tiro, palla alta, Seraiotto, Ortis su di lui, Rigon mantiene, va ancora su Seraiotto, Ortis va su di lui, lo tiene, lo porta fuori, giro palla da parte di Seraiotto, prova un gancio ma non riesce, un gancio ad una mano, riparte Maniero, Brusa cerca di fargli spazio, bravissimo Maniero in mezzo a due, ma Seraiotto blocca, palla a Totene, Rigon. Capitan Pelva. Va per Totene, prova ad andare dentro. Palla alta. E si riparte. Siamo quasi a 2 minuti di gioco. 4-2 in favore del Diadema, Hockey Roller Bassano, Maniero su Ortis, va il tiro, del gol! Bellissimo il gol! Bel gol di Ortis che mette sotto l'incrocio. Vediamo il replay. 4-3. Ortis recupera palla e mette sotto l'incrocio. 4-3. Bellissima parata di Bernardelli sul secondo palo, tiro di Rigon, Maniero da in mezzo, Totene, partono, provano il contropiede, due contro due, prova ad andare dentro e non riesce a agganciare Mattia Seraiotto che dà e sbaglia l'aggancio Gallotta, ancora Totene, Seraiotto, manteniamo il possesso, no? Si riparte ancora e bellissimo, e siamo in parità 4-4. Vediamo il contropiede del Novara,
Già un time out da parte di Miss Nunes, peccato l'inquadratura non sia arrivata in tempo. Complimenti per il gol del Novara che porta in parità la partita dopo soli 2 minuti e 30 secondi di gioco. Si riparte dopo il bel gol del Novara. Zen. Zen, vediamo il cambio, è uscito Mattia Seraiotto, è entrato Pietro Zen. Palo clamoroso di Rigon. Recupera Zen. Ancora Capitan Pelva, Mattia Totene preferisce non perdere palla, fallo in favore del Novara commesso da Pietro Zen e siamo a 5-2 come falli di squadra, 5 commessi dal Novara e 2 commessi dal Diadema Hockey Roller Bassano. Ancora Brusa. Il Novara sempre pungente, mantiene possesso Gallotta per Ortiz, autore di un bel gol. Brusa trova spazio per Gallotta che non riesce a girare. Rigon prova a costruire. Totene mantiene possesso, preferisce far ripartire Zen. Prova il tiro Mattia Totene, palla alta deviata da due giocatori del Novara, prova ad andare dentro ancora Mattia Totene, preferisce ripartire con Rigon che va il tiro, palla a lato, Ortiz recupera, mantiene il possesso su di lui Zen, cerca spazio Brusa che rimbalza su Zen e Zen cerca l'arbitro dice no al fallo, bravissimo ancora Zen, portar via palla, Gallotta su di lui, riparte Pietro Zen che va su Mattia Totene, 2 contro 2, Mattia Totene, Capitan Pelva, Rigon che mantiene il possesso, Zen, Totene, Maniero prova a fare ostruzione, mantengono la palla i ragazzi del Diadema, Rigon va sul tiro su Ortiz che respinge, ma Capitan Pelva riesce a intercettare il passaggio, ma Gallotta mantiene il possesso di palla. Maniero prova a entrare, prova, giro porta. Ortiz. Ancora Maniero, Capitan Brusa che va al tiro, palla alta e fuori. Si riparte con la palla in favore del L'Azzurra Hockey Novara. Sono 5 minuti di gioco già giocati, altri 20 da giocare, risultato 4-4. Sono 5 i falli commessi dal Novara, 2 quelli commessi dal Roller. Partiamo con la pallina a lato dall'angolo. No, l'arbitro dice a metà campo. A metà della metà con Ortiz e Brusa sulla pallina. Chiedono la distanza ai giocatori del Novara. Maniero cerca spazio. Prova palla alta. Dubbia. Anche dalla nostra postazione non sembrava alta, comunque quello che dice l'arbitro, si riparte,
Roller, Totten e Rigon. Ancora Capitan Pelva. Zen prova a far spazio, ma la difesa sempre ben chiusa del Novara. 5 a 2 i falli in questo momento, 5 del Novara e 2 del Roller. Totene per Pelvo, niente da fare, Ortiz recupera il contropiede del Novara, 3 contro 3, preferisce mantenere il possesso, giro porta, va per Maniero, brusa, cerca spazio per il tiro, non riesce da Maniero, dalla valle, devia fuori, riparte il contropiede, Capitan Pelva per Mattia Totene, che prova Bernardelli, ben chiuso, lancia Ortiz, va il tiro, dalla valle c'è Totene, bellissima, ma Bernardelli sempre in posizione, bella partita di Bernardelli. No, the goal, Capitan Brusa trova spazio e riesce a insaccare. Vediamo, recupera pallina, lasciano tanto spazio i giocatori del Diadema e da metà campo insacca sotto il 7. Siamo sul 5 a 4, ancora 18 minuti a giocare. Altro cambio nelle fila. No, non è un cambio. Problema tecnico. Probabilmente sudore da parte del portiere Bernardelli. Chiede l'asciugatura della pista, la porta del Novara. Riparte, 18 minuti e 20 secondi da giocare. C'è stato un cambio nelle fila del Roller, è uscito Rigon ed è entrato Refosco. Zen prova il tiro deviato da Capitan Brusa, che in questo momento prende palla e fa ripartire l'azione, prova a metterla in mezzo, dalla valle dice no, errore di Ortiz e di Gallotta per fortuna. Ancora Capitan Pelva, fa ripartire l'azione, Zen prova ad andare via a Maniero, preferisce rifar partire l'azione. Zen bloccato da Ortiz, 2 contro 1, dalla valle chiude benissimo e fallo di squadra commesso dal Novara. E andiamo a 6. Falli commessi dall'Azzurra e 2 falli da Roller. Ancora Refosco. Riparte Capitan Pelva, taglia per Zen. Refosco cerca spazio, non riesce. Riparte contropiede, Capitan Brusa. 3 contro 2. Maniero, Ortiz, troppo lunga ma recupera ugualmente. Zen. Vediamo Zen che aspetta i compagni, Refosco riparte con l'azione su Capitan Pelva, si chiude sempre molto bene Novara, una difesa veloce, non lascia buchi. Vediamo un altro cambio nelle fila del Diadema, esce Pietro Zen, rientra nuovamente Mattia Seraiotto. Nel frattempo il mister del Novara chiede un time out. Seraiotto fa toccare la palla, fa toccare la palla e bravissimo ancora Seraiotto a mantenere il possesso, ma i due del Novara, in tre del Novara, Brusa riesce finalmente a tenere la palla e ripartire con l'azione. 2 contro 2. Ortiz.
mia, di poco alta Gallotta, e fischia l'arbitro, stecca alta, time out richiesto da mister Campanati. Mister Lunes, lo vediamo arrabbiato con i suoi, sta riprendendo. Più sereno mister Campanati, con il vantaggio di 5-4, a 15 minuti ancora da giocare. Sono 6 falli in questo momento commessi dall'azzurra e 2 quelli commessi dal roller. Si riparte, è entrato Mele nel frattempo col numero 21 al posto di Gallotta col numero 9. Si riparte con la pallina in favore del roller. E via, Capitan Pelva, Serraiotto su di lui, subito Brusa che fa perdere palla ma la recupera Refosco, ancora Capitan Pelva. Capitan Pelva prova a mantenere il possesso cercando un buco ma da Refosco, e palla a lato, si riparte con la pallina in favore del Diadema. E via, Refosco. L'arbitro chiede di ripartire, voleva il fischio. Chiama la distanza, porta i giocatori a distanza. Refosco. Capitan Pelva. Refosco, che va al tiro. A lato Mele dietro porta, cerca riparo, recupera e Refosco riesce a anticipare Maniero, riparte roller. Serraiotto taglia per Totene che non riesce a bloccare. Burusa prova a ricostruire, dà indicazioni ai suoi. Sono 14 minuti da giocare e fallo commesso da Mattia Totene su Ortis, e sono 2 i falli di squadra da parte del roller. Ancora Ortis sulla palla, Brusa, Maniero. Sicuramente Ortis prova ad andare al tiro dalla valle, blocca Serraiotto, prova ad andare solo, 3 contro 2. Totene, palla che dà l'illusione del gol sulla rete esterna. Brusa cerca Mele, arriva Totene, prova ad andare 2 in solitaria, non riesce a entrare, cerca spazio dentro porta e mantiene il possesso. Riparte con l'azione su Capitan Pelva, si allarga, non dà il fallo Maniero, l'arbitro per me ha visto giusto, non c'era il fallo. Ancora Serraiotto va sul recupero, cerca il compagno Capitan Pelva su Totene, 3 contro 3, prova a impostare Totene, non riesce a entrare e bravissimo Mele a spazzar fuori, però palla sempre sul roller. Bernardelli c'è, palla a lato, riparte il Diadema da Refosco. Nel frattempo esce Capitan Pelva, Rigon al suo posto, già con la pallina, palla alta, rimette giù. Sono 12 minuti e 40 secondi da giocare,
Palla in favore dell'Azzurra con Maniero. Ortis brucia. Capitano prova a costruire nuovamente l'azione. Ortis cerca spazio, preferisce ripartire. Una confusione di stecche, alla fine ne esce Rigon che va su Mattia Totene, prova un contropiede, due contro due. Mattia Totene per Mattia ed è gol! Gol nel pareggio di Mattia Serraiotto. Mattia Serraiotto che va a pareggiare con 5-5 al minuto 11:59. Bellissima comunque l'idea di Mattia Totene e va così a portare il diadema al pareggio. Fuori Serraiotto, dentro Zen. Si riparte 5-5, 11 minuti e 59 secondi a giocare. Sentiamo la curva del Roller a sostenere la sua squadra. E riparte, niente, Gallotta va a recuperare per Ortis. Maniero brucia. Rigon cerca di mantenere, vediamo un giro palla un po' strano quello del Novara. Ancora Ortis, prova Rigon su di lui. Brusa che va a tirare, blocca Totene benissimo e non riesce a agganciare il tiro. Zen che va su Refosco, prova, buona l'idea, peccato alta. E time out richiesto dalla panchina dei padroni di casa. Mister Nunes richiede il time out. Vediamo i risultati nel frattempo dagli altri campi. 2-2 Grosseto e Breganze. A Grosseto Forte dei Marmi sta dilagando sull'Odi con un 6-2. Il Sandrigo va a guanta il pareggio 1-1 col Montebello. Tiene, va in sorpasso sul Modena 2-1. Montecchio Precalcino 4-1 sul Sandrigo. E Roller Novara 5-5. Andiamo a vedere i Pumas, si dilaga 7-0 sul Prato e anche CG Viareggio sul Castiglione 7-0. Si riparte, sono 11 minuti da giocare, 5-5 risultato. 6 falli commessi dal sono 6 falli commessi dal Novara e 3 i falli commessi dal diadema. Rigon su Maniero, ma Maniero mantiene il possesso, prova, cerca il compagno che non c'era, Refosco si guarda, prova ad andare l'uno contro uno, bravissimo Zen, e provano a girare palla, l'arbitro dice no, si chiedeva qualcosa di più. Bravo, bravo Gallotta, e ancora Rigon su di lui, dice no al tiro. Maniero prova ad andare dentro da solo, spazza via dalla valle. Complimenti all'arbitro perché in più occasioni i giocatori hanno provato a cercarsi un fallo ma non è caduto nella trappola. Brusca, va il tiro, dalla valle c'è Zen, mantiene il possesso, bravo Zen ad andare via, prova ad accentrarsi, va solo. E bravo Ortis, fallo di squadra in favore del Novara commesso da Pietro Zen. Vediamo replay. Zen su Ortis. Siamo 6-4 come falli di squadra.
6 commessi dall'Azzurra e 4 dal Roller. Maniero, Brusa, Gallotta, capitan Brusa dà sempre indicazioni ai suoi, gli arriva la palla, riparte con l'azione su Ortis. Vediamo capitan Pelva che si accinge ad entrare, riparte il Novara con Brusa ancora a metà campo, cerca spazio, Totene su di lui, Gallotta prova, è bravissimo Totene, bravissimo e bravissimo Brusa a dire no e deviare fuori la palla, chiede il fischio Totene. Rigon, Rigon, Totene va, Totene, Zea sbaglia, bravissimo, è grande Mattia Totene, Mattia Totene, grande Mattia Totene, fa tutto lui, crea l'azione, Zen una gancia, recupera la pallina e con alza e schiaccia in sacca Bernardelli, bravissimo Mattia Totene che porta in vantaggio a 8 minuti e 44 secondi dalla fine, 6-5 per il Diadema nei confronti del Novara. Vediamo nelle fila del Diadema che esce Mattia Totene, autore di un bellissimo gol, entra di nuovo Alessandro Del Fosco, si riparte, Ortis subito, va il tiro, deviato, palla fuori, recupera Del Fosco, mantiene il possesso, Maniero su di lui, cerca scudo dalla porta, Rigon una gancia, capitan Brusa recupera, Rigon va a far pressione, bravo Gallotta a bloccare, mantiene capitan Pelva, ancora Brusa, ancora Brusa mantiene il possesso di palla, Brusa va a tirare, riparte Rigon, Zen va via, Ortis, Zen e Del Fosco, va, sbaglia l'aggancio, recupera Bernardelli che lancia lontano e Rigon riparte con l'azione. Si riparte, Zen, ancora Zen, prova ad andare dentro, pallina alta ma recupera Brusa molto bene, riparte 3 contro 3, Del Fosco, Ortis, oh, grandissimo Dalla Valle, cosa ha fatto Dalla Valle, riparte di nuovo ancora Brusa, fermento da parte di tutte e due le squadre, si riparte contropiede dopo contropiede, Rigon sbaglia di nuovo l'aggancio, riparte l'Azzurra, tanto cuore poca testa in questo momento, bravissimo Ortis, Zen su di lui e giustamente fallo commesso, vediamo cosa ha fatto Zen Dalla Valle, bravissimo ancora Maniero, Brusa, e ancora ci prova Gallotta, altro cambio, esce Mattia Totene, entra e scusate vediamo cosa succede, eh,
non si è capito cosa è successo. L'arbitro è andato da palla in favore del Diadema. Stavo dicendo, è uscito Pietro Zè, è entrato nuovamente Mattia Totne. Sono 6 minuti e mezzo ancora da giocare. Risultato 6-5. I falli sono con lo stesso risultato: 6 in favore commessi dal Novara e 5 commessi da Roller. Si riparte. Mattia Totne, Rigon. Che lancia ancora Mattia Totne, mantiene il possesso. Refosco gioca su Totne. Capitan Pelva riparte da in fondo. Rigon chiama lo schema. Secondi e riesce a mantenersi dentro i 5 secondi. Rigon prova Rigon sul portiere. 45. Si riparte. L'arbitro ha fischiato i 45 secondi, palla in favore dell'Azzurra. Probabilmente non ha visto che Rigon ha tirato sulla mano del portiere nell'angolo e fa ripartire. 5 minuti e 51 secondi da giocare. Si riparte. Maniero, Capitan Brusa. Ancora lui, Ortis. Palla alta, recupera Mattia Totene, riesce ad andare via, su di lui subito Gallotta, usufruisce del compagno per andare via, Refosco. Bravi ragazzi, bravo Bernardelli, sempre presente, Refosco. Maniero ne esce vincitore su Ortiz Gallotta, riparte l'Azzurra e bravo Dalla Valle. Prova Maniero, prova Dalla Valle. Ancora palla al Roller, sbaglia il giocatore del Diadema. Gallotta, c'è un po' di confusione in questo momento, l'Azzurra non ci sta a perdere, Roller non riesce a mantenere la testa lucida e fare un po' di più possesso palla, per poco palla deviata al lato da Gallotta. Ortiz Maniero, vediamo già che si accinge ad entrare nuovamente Pietro Zen col numero 33. Stecca ancora, recupera Capitan Pelva. Adesso è il momento di ragionare, di usare la testa, non serve. Ancora Brusa, l'arbitro dice no, l'arbitro dice no. Giochiamo la palla. Rigon mantiene il possesso, prova dietro porta, Ortiz su di lui, non riesce, recupera l'Azzurra. Refosco bravissimo, mantiene il possesso. Capitan Pelva, Refosco. Ancora Totene prova, ma Maniero. Ortiz e Dalla Valle c'è. Dalla Valle c'è. Maniero riparte. Sono ancora 3 minuti da giocare, lunghissima. Soprattutto nell'occhi, 3-2 contro 2, 2 contro 1. Rigon! E Rigon gol! Rigon gol! Siamo 7-5. 7-5. E Rigon riesce ad andare. Vediamo l'azione, Rigon. Bernardelli prova, ma non riesce a star giù. E sì, gol 7-5 di Rigon. Siamo a 2 minuti e 53 secondi di gioco. È uscito Rigon. Entra Pietro Zen, già anticipato.
palla al lato. Vediamo Pelva prova ad andare. Refosco non riesce a agganciare, mantiene il possesso, però importante il possesso palla in questo momento. Sono 2 minuti e 26 secondi da giocare. Pietro Zei mantiene, bravo, fa ripartire l'azione. L'Azzurra deve spingere per recuperare, e questo è il momento che il roller deve colpire, mantenere il possesso palla importante. È bravissimo Dalla Valle a dire no, recupera nuovamente Capitan Pelva. 2 minuti di gioco, Refosco, si perde pallina. Zei prova ad andare via, è giusto il fallo di squadra. Sono 7 falli commessi dall'Azzurra e 5 da roller, sempre 7-5 risultato. 1 minuto e 50 secondi di gioco. Totene, e bravissimo Bernardelli a chiudere la porta su un gioco bellissimo di Mattia Totene, che parte il contropiede di Maniero, prova ad andare via da solo. Totene su di lui, lo tiene, lo mantiene all'angolo, riparte l'azione con Ortis e va il tiro chiuso da Totene. Ancora Gallotta cerca il fallo, 2 contro 2 sono. Ma bravissimo Bernardelli, bravissimo Bernardelli. 1 minuto e 11 secondi ancora da giocare. Incredibile questa azione, cosa non hanno sbagliato i giocatori dell'Ora in questo momento. 3 contro 2 per il Novara, un gol adesso sarebbe un disastro. Si riparte, 2 contro 1 nuovamente. Bravissimo Mattia Totene, che preferisce giocare la palla. E qua è blu e ci sta tutto il blu. Purtroppo in questi momenti ancora Pietro Zei contro Bernardelli. Vediamo ancora indicazioni da parte del mister Nunes. 7-5, ricordiamo che adesso il Novara giocherà, a meno che non Pietro Zei non vada a centro nel suo tiro libero, giocherà in 3 contro 4. Ancora con calma prova la finezza, stavolta non riesce Zei. Ortis provano tutto il Novara, prova e bravo ad accompagnare fuori. 32 secondi, ricordiamo che i giocatori del Novara sono in 3 e stanno lottando come leoni. 1-1 e non riesce Refosco. Riparte Brusa, prova ad andare da solo, recupera Capitan Pelva, va Capitan Pelva e non riesce, e finisce qua la partita. 3 punti importantissimi per il roller, ci serviva questa vittoria, ci hanno creduto e l'hanno portata a casa. Complimenti per il bel gioco a Novara, sempre ordinato, sempre con la testa un po' sfortunato in tante occasioni. Chiudo qua, auguro a tutti una buona serata e dall'area Canevas saluti a tutti.